Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buonasera, benvenuti a ETG e buon San Petronio a tutti i bolognesi. Oggi appunto è la festa del Santo Patrono, San Petronio. I bolognesi lo festeggiano con la festa in Piazza Maggiore, gremita fino a tarda sera, il concerto delle Verdi Note, poi la band, il concerto della band Gio Di Brutto, la chiusura con i fuochi artificiali alle 23, ma il momento centrale, lo stiamo vedendo in queste immagini, è stata la messa celebrata nel pomeriggio di oggi nella basilica dedicata proprio a San Petronio in Piazza Maggiore dall'arcivescovo il cardinale Matteo Zuppi davanti a tutte le autorità cittadine e a migliaia di bolognesi. Zuppi ha citato l'accoglienza come tratto distintivo di Bologna, ma ha citato anche gli episodi di violenza che impauriscono, ha detto il cardinale. Il cardinal Zuppi ha poi parlato di Monsignor Luigi Bettazzi, scomparso nel luglio scorso, e ha esortato tutti ad aiutare San Petronio a sollevare la città di Bologna, come nelle note raffigurazioni del santo. Sentiamo allora i passaggi salienti della sua omelia. La forza di Bologna, credo che possiamo dire, stata la sua accoglienza, che non deve mai incrociare, però, che deve sempre rigenerarsi. L'accoglienza richiede l'impegno di tutti, perché sia la città davvero una comunità, non un luogo anonimo. Gli stessi confini della città oggi sono molto più difficili da stabilire. Non possiamo alzare nuove mura per capire chi è dentro e chi è fuori, ma questo non ci tante volte si inserisce un torniamo così a battuta, segnata per esempio da episodi di violenza che impauriscono e lasciano sconcertati. E constatiamo la violenza vivendo l'amore più grosso. E come cristiani sentiamo le sofferenze di tanti e come esseri umani e insieme cerchiamo la risposta. E per questo dobbiamo aiutare San Petronio a sollevare la nostra città. E per certi versi, ognuno di noi può farlo se non mi rendo estraneo, se quello che cerco è insieme agli altri, perché solo così abbiamo speranza, futuro, famiglia, solleviamo la città con il nostro saluto, con la gentilezza, con l'attenzione personale che abbiamo vicino, con la generosità gratuita. Rendiamo la comunità, perché questa città ha bisogno di comunità e di gioco. E ognuno può essere per il prossimo. Cambiamo argomento, torna in primo piano a Bologna il problema della cosiddetta movida molesta nella zona universitaria, in particolare in via Petroni, dove anche ieri sera, un prefestivo appunto in città, una folla di persone ha invaso la strada fino a notte fonda. Un residente racconta a ETV che i suoi figli piccoli soffrono di disturbi del sonno a causa del rumore e ha girato un video dalla finestra di casa in cui si vede che anche un'ambulanza ha faticato non poco a passare, a transitare per colpa della ressa. Vediamo il servizio di Federico Balletti. Siamo molto preoccupati perché due bambini di 5 e 9 anni che alla loro età hanno difficoltà a dormire, si svegliano durante la notte per i rumori molesti, per questo continuo rumore di sottofondo, è veramente inaccettabile. Siamo molto preoccupati come genitori. Giacomo abita in via Petroni, zona universitaria di Bologna, ed è preoccupato per la salute sua e dei suoi figli. Anche loro soffrono di disturbi del sonno a causa del rumore che tutti i fine settimana o nelle serate prefestive arriva dalla strada e impedisce loro di dormire. Un problema non certo nuovo per questa zona, più volte evidenziato dal comitato residenti di via Petroni, ma che a quanto pare negli ultimi tempi ha visto un nuovo peggioramento, come dimostra questo video che Giacomo ha girato la scorsa notte dalla finestra di casa sua.
Questa è la situazione in cui viviamo costantemente nel weekend, nei giorni di festa. Se a voi sembra una cosa normale, non lo so. Ieri sera, intorno a mezzanotte e mezza, ho girato questo video perché la situazione proprio era fuori controllo. Era un continuo di persone che occupavano la strada da piazza Aldrovandi a via Petroni. La cosa adesso sta veramente arrivando a compromettere la nostra salute. I miei figli, io ho due bambini, abitiamo qua, abbiamo le finestre che spongono su via Petroni, sono disturbati nel loro dormire, dimostrano sintomi purtroppo di disturbo del sonno. Ed è dimostrato che il rumore è 100 volte superiore a quello consentito di legge. Non sappiamo più veramente cosa fare, siamo veramente disperati. Nel video si vede appunto un'ambulanza che fatica ad attraversare via Petroni a causa della ressa. Sì, ambulanze, taxi, penso ci sia un problema oltre che di ordine pubblico, perché ovviamente poi una quantità di gente di questo tipo crea situazioni problematiche, l'ambulanza di ieri sera, gli autobus che non passano, la gente che blocca gli incroci. No, ieri sera non c'era assolutamente nessuno a gestire questa situazione. Vediamo che l'amministrazione non sta facendo assolutamente niente per migliorare le condizioni. Che cosa chiedete all'amministrazione? All'amministrazione ovviamente chiediamo di intraprendere un percorso per ridurre esponenzialmente la situazione in essere. Anche quella panacea, chiamiamola così, dei street tutor, ho potuto visionare che in realtà semplicemente veicolano le persone all'interno dei locali o liberando saltuariamente la strada, ma che poi dopo due secondi è di nuovo piena di gente, quindi non vedo assolutamente un miglioramento. Esorto a pensare alla salute dei cittadini, perché qua stiamo parlando di salute dei cittadini. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di Villaldini, della struttura di accoglienza temporanea per minori stranieri non accompagnati, appunto, che è a Villaldini che ospitava i due quindicenni arrestati per aver tentato di stuprare una donna in via delle Belle Arti alcune sere fa. Andiamo a vedere quindi quali sono i regolamenti che insistono, che sovrintendono al comportamento di questi giovani minorenni, e andiamo a capire che praticamente una delle prescrizioni era quella di rientrare entro le 23, ma qualora non succedesse, non essendo appunto una struttura assolutamente detentiva, dovrebbe partire una segnalazione alle forze dell'ordine del mancato rientro di questi minori. Vediamo con Alessia Salvatori. A poche ore dall'arresto dei due quindicenni stranieri ospitati nella comunità Nostos di Villaldini, struttura del comune di Bologna che offre accoglienza temporanea per minori stranieri non accompagnati, quindicenni che qualche giorno fa, alle 3 di notte, erano in via delle Belle Arti a tentare di stuprare una donna, arrivano dall'assessore Luca Rizzo Nervo i dettagli su protocolli e regolamenti per le strutture come la comunità di Via dell'Osservanza. Il regolamento di Nostos, che fa parte del progetto SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, prevede tra le altre cose che se il minore non si presenta entro le 23, viene inviata solo una segnalazione di allontanamento ai servizi e alla questura di Bologna. Trascorse 72 ore di assenza, si procede d'ufficio alla dimissione dall'accoglienza e alla chiusura del progetto. Il minore ha a disposizione un pocket money, una sorta di paghetta settimanale di 1,50 euro al giorno. Risultano ordinariamente presenti a Nostos, che ha 25 posti, 3 operatori oltre al coordinatore, sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano, quindi 4 operatori in tutto. La notte, dalle 22, è presente un operatore a cui se ne aggiunge un secondo che si attiva in caso di bisogno. Il regolamento che ogni minore firma al proprio ingresso in struttura vieta severamente all'interno e nel giardino il fumo, l'uso di alcol e stupefacenti, la detenzione di oggetti atti a ledere persone o cose e l'accesso di persone esterne. È presente una programmazione settimanale di attività che comprendono alfabetizzazione base, percorsi di cittadinanza e orientamento ai servizi del territorio, ma anche attività di routine quotidiana di cura degli ambienti e di sé e attività ludico-ricreative.
Le attività possono essere svolte anche in luoghi diversi dalla struttura e con il supporto di altre figure professionali. Si tratta di strutture a carattere esclusivamente educativo che non prevedono e non presentano competenze per alcuna forma di reclusione o trattenimento forzato, per i quali non vi è alcuna autorizzazione o nessuna previsione normativa, tiene a sottolineare Rizzo Nervo. I minori presenti nelle comunità sono liberi di muoversi in città nel quadro delle regole date, quindi, spiega l'assessore, la vigilanza è intesa solo nell'ambito della vita all'interno della struttura. Il Comune di Bologna ha sotto la sua responsabilità in questo momento circa 490 minori stranieri non accompagnati, di cui 350 sono dentro comunità del progetto SAI e 140 sono accolti in comunità autorizzate in territori fuori da quello metropolitano e regionale, essendo tutti utilizzati i posti nelle comunità del nostro territorio. Prima una violenta lite in strada, poi l'incendio di un veicolo che ha provocato una colonna di fumo visibile in mezza città. Sono in corso indagini della polizia per fare chiarezza su ciò che è successo nel primo pomeriggio in via Emanuele in zona San Donato. Lo stiamo vedendo in queste immagini. A prendere fuoco è stato un camper che dai primi accertamenti sarebbe di proprietà di un nomade. I vigili del fuoco sono intervenuti, hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Per fortuna non risultano persone coinvolte. È stato ricostruito da alcune testimonianze che poco prima che divampassero le fiamme c'era stato un violento litigio tra alcune persone proprio nei pressi dello stesso veicolo. L'incendio, le cui cause sono da accertare, potrebbe essere partito dal motore del camper oppure dalle batterie e in pochi minuti si è propagato all'interno del veicolo dove era presente molto materiale infiammabile. Un giovane di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver appiccato fuoco ad alcune sterpaglie in via della Resistenza a Casalecchio di Reno. Le fiamme che hanno danneggiato l'area verde comunale sono state spente dai vigili del fuoco. Di fronte ai carabinieri il piromane ha negato le accuse sostenendo di trovarsi in zona per una passeggiata, ma è stato smentito da alcune testimonianze. Il 27enne cittadino ucraino richiedente protezione internazionale risponderà di danneggiamento seguito da incendio. Voltiamo decisamente pagina e parliamo adesso invece di un tema che riguarda la vivibilità della città. Abbiamo sentito poco fa i residenti di via Petroni, adesso andiamo invece a quello che succede in via Cavazzoni, siamo nel quartiere Savena, dove i residenti lamentano una strada, una via diventata più stretta e pericolosa per gli anziani e parcheggi diminuiti a causa, anche in questo caso, di una nuova ciclabile. Giuseppe Pilloni. C'è questa ciclabile da alcuni giorni, cosa ne pensi? Ne penso assolutamente male perché la strada viene ristretta, i cassonetti sono stati messi dall'altra parte, ragione per cui noi che siamo tutte persone anziane, attraversare la strada diventa anche pericoloso. E quindi assolutamente sono contraria a questa ciclabile. Il comune ha preso i soldi del PNR e allora dice: le facciamo le strisce dappertutto, ma fatele nelle vie lunghe, nella via La Due Madonne, che sono strade larghe, ma queste il comune decide, fa, è inutile che ci ribelliamo, tanto decidono loro, fanno loro. E come potete vedere io sono residente qua, ci siamo ritrovati senza tutta questa parte dove poter parcheggiare, in più i bidoni del Rusco che si trovavano da questa parte della strada sono stati spostati dall'altra parte dove si può parcheggiare adesso, ma prendendo degli ulteriori posti. Siamo condomini molto grandi e ci siamo ritrovati senza un bel pezzo di strada su cui parcheggiare. Inoltre molte persone anziane si sono lamentate perché spostando i bidoni da quella parte si sentono insomma un po' in pericolo a dover sempre attraversare per poter portare il rusco. E abbiamo diversi problemi perché abbiamo delle strade che sono rotte e brutte. In più ci stanno creando dei grossi problemi le ciclabili perché non si riesce a passare. Ieri proprio ho avuto una cosa bruttissima perché diciamo, c'era una macchina parcheggiata, il ciclista mi è passato davanti e ho rischiato di investirlo, cioè è una cosa veramente pazzesca. Anche perché in questo tratto sono stati tolti dei posti auto, in quell'altro tratto dove invece sono stati mantenuti la strada è talmente stretta che le auto sfiorano la ciclabile, in più da lì passano anche gli autobus, ci sono le fermate e in quel punto l'autobus invade inevitabilmente la ciclabile, quindi sicuramente non è un punto sicuro.
Si fa avanti anche l'opposizione cittadina, Forza Italia e Lega sostengono la protesta dei residenti contraria alla nuova ciclabile, lo ricordiamo, siamo in via Cavazzoni, quartiere Savena, ancora Pilloni. Stanzani, qui da alcuni giorni è comparsa una nuova ciclabile, i residenti sono contrari, voi sostenete la loro protesta? Sì, sosteniamo la protesta di chi continua a perdere posti auto sotto casa e vedere più pericolosità sulle strade, ma la cosa che ci preoccupa, la cosa che veramente imbarazza è il fatto di accorgerci che questa amministrazione, che chi ci amministra non conosce la città, non conosce i quartieri. Io penso che veramente non conosca, non sappiano neanche dove sia via Cavazzoni, lo abbiamo visto anche in Laura Bassi, Mengoli, in via Ruggi, il problema è che chi decide sulla viabilità bolognese non conosce le strade di Bologna. Siamo qua in via Cavazzoni dove i residenti della zona da un giorno alla notte hanno visto venire meno una serie di parcheggi dell'area che non hanno avuto delle alternative, è l'ennesimo passaggio che il comune fa nella sua guerra privata contro le automobili e contro chi ha un'automobile per necessità la usa, tra l'altro facendo ciclabili che spesso non sono neanche sicure per i ciclisti, quindi anche i ciclisti come in altre zone si trovano sacrificati in questa guerra che il comune porta avanti verso l'automobile. Sì, siamo contrari perché avevamo chiesto proprio in consiglio di quartiere, nell'ultimo consiglio di quartiere, di mettere degli rallentatori, dei passaggi pedonali agevolati per rallentare il traffico su questa strada, su richiesta dei cittadini che lamentano la pericolosità del sito, ma il quartiere ha ritenuto di bocciare l'ordine del giorno e il giorno dopo, per pura casualità, sono apparse le piste ciclabili dipinte sull'asfalto. Non avere più parcheggi toglie tranquillità, toglie sicurezza anche soprattutto a noi donne quando cerchiamo di tornare magari a casa la sera e non vogliamo parcheggiare troppo lontano da casa. Quindi queste ciclabili, togliendo altri parcheggi in una situazione già abbastanza drammatica, vanno ad accentuare problemi su problemi che vorremmo non avere. Cambiamo argomento, è morto Giovanni Bissoni, aveva 70 anni, per 15 anni è stato assessore regionale alla sanità dell'Emilia Romagna, era malato da tempo. Bissoni, che per alcuni anni è stato sindaco anche nella sua Cesenatico, ha legato la sua storia politica alla sanità appunto dell'Emilia Romagna. Dal 1995 al 2010 è stato alla guida dell'assessorato con tre diversi presidenti, Pierluigi Bersani, Antonio Laforgia e Vasco Errani. In seguito ha lavorato in veste di amministratore o commissario per molti istituti e ha svolto il ruolo di subcommissario per il rientro del debito sanitario della Regione Lazio. Cambiamo ancora una volta argomento, abitazioni, monumenti, fortificazioni risalenti alla tarda età del bronzo, quindi XII-XI secolo avanti Cristo. È il ritrovamento archeologico importante avvenuto a Santa Maria Vigliana, siamo nel comune di Gaggiomontano sull'Appennino bolognese. Vediamo. Chissà se il professor Claudio Cavazzuti, insieme al collega Cristiano Puzzolu, archeologi del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, si aspettavano di ritrovare in una piccola frazione di Gaggiomontano, sull'Appennino bolognese, tracce così concrete ed estese di un insediamento del XII secolo avanti Cristo. Fatto sta che, grazie agli scavi a cui hanno partecipato circa 20 studenti dell'Università di Bologna, sono emerse strutture abitative, monumentali, fortificazioni risalenti alla tarda età del bronzo, oltre che reperti diagnostici e di grande pregio, come armi e ornamenti in bronzo, vasellame, utensili in vario materiale e perle d'ambra. I materiali testimoniano l'importanza del sito e la sua centralità rispetto alle vie di percorrenza transappenniniche durante gli ultimi secoli del secondo millennio avanti Cristo. Dopo una fase di abbandono, l'insediamento fu rioccupato in epoca etrusca, IV-III secolo avanti Cristo, per poi cessare definitivamente. Il sito archeologico era già noto alla fine del 1800, ma non era mai stato indagato approfonditamente. Nonostante sia stato avviato solo quest'anno, lo scavo di Monte della Croce ha già restituito evidenze eccezionali che integrano il quadro ancora poco noto del popolamento preistorico in area montana. Le ricerche sul sito e nel territorio circostante si protrarranno per almeno altri 2 anni. È un sito interessante, spiega il vice sindaco di Gaggiomontano Maurizio Malavolti. Ci sono già scuole del territorio che sarebbero interessate alla visita.
Torniamo adesso in Piazza Maggiore, da dove abbiamo cominciato il nostro telegiornale parlando della festa di San Petronio, perché oggi, in occasione della festa di San Petronio, undicesima edizione, undicesimo anno del Festival del Tortellino a Palazzo Renzo, organizzato dalla Risto Associazione Tourtelaine. I migliori professionisti del gusto hanno proposto al pubblico 21 gustose ricette, dove protagonista appunto è stato il re della cucina emiliana, appunto il tortellino, Giuseppe Pilloni. Ecco, oggi è partito il Festival del Tortellino qui a Palazzo Renzo, direi che la gente sta rispondendo. La gente risponde sempre, è un evento bellissimo per quanto mi riguarda, il Tortellino insieme a Bologna sono una coppia imbattibile, quindi è sempre festa. Chi c'è qui oggi? Allora, oggi ci sono 21 chef tra i più talentuosi e dinamici della città. È l'undicesima edizione, come sempre l'unica regola che utilizziamo è il tortellino tirato al mattarello e la forma e la grandezza del tortellino classico Deco, denominazione comunale, che abbiamo depositato 2 anni fa. Poi libero sfogo alla fantasia degli chef, agli ingredienti provenienti da tutto il mondo, ai nuovi abbinamenti, al divertimento, insomma oggi poca filosofia e molte risate. Questi tortellini diciamo che sono di ripieno tradizionale bolognese, però sono più grandi perché il nostro sfoglino è alto 2 metri, è gigantesco, e quindi il suo mignolo non è piccolo come le sfogline di una volta. Poi ci facciamo un ristretto di brodo di funghi galletti che cuoce in 20 ore nelle pentole fogacci, e poi ci mettiamo un perlage di aceto di lampone, riportiamo il tortellino nel brodo nel bosco. È un tortellino in brodo Deco, quindi seguiamo il disciplinare, è un tortellino in brodo di cappone e il tortellino ha ripieno classico, e quindi il lombo di maiale, il parmigiano 30 mesi, il prosciutto di Parma e la mortadella del Tourtelain. Come sono questi tortellini? Squisiti, buonissimi, con la crema di tartufo. Questo è un appuntamento fisso che ormai da tanti anni mi circonda nella mia Bologna. Io il 4 di ottobre vengo sempre qui al Festival del Tortellino a Palazzo Renzo. Assessore Ara ha preso il via a Palazzo Renzo al Festival del Tortellino. Come sono questi tortellini? Beh, sono veramente molto molto buoni, insomma, qui non si sbaglia. È un evento molto importante perché parla di un prodotto per noi scontato che in realtà ha bisogno ancora di essere conosciuto bene. E qui si parla di tradizione, ma si parla anche di innovazione, ed è quello che vogliamo per il nostro cibo, per la nostra alimentazione. Ormai è sempre un trionfo, la fila fuori di centinaia di metri per mangiare i tortellini bolognesi, è una grande occasione per lavorare assieme a tutti gli chef e ristoratori, anche i produttori di vino e di tutti gli ingredienti del tortellino bolognese. È una squadra che ormai va avanti da tanti anni, sin da quando ero assessore al turismo, e sono felice che qui davvero si veda quanto le imprese del territorio possono fare assieme. Ecco, lei è il sindaco amante del tortellino? Assolutamente, non lo lascerei per nient'altro al mondo. E lo mangia regolarmente? Non tutti i giorni, però diciamo sta iniziando la stagione buona. Cambiamo argomento, adesso parliamo invece di un appuntamento futuro, si discuterà anche delle nuove forme di solitudine nella società attuale al Festival della Psicologia che si terrà il 6 ottobre al Sydney Hotel in via Michelino a Bologna. Vediamo. Torna anche quest'anno il Festival della Psicologia, di cosa si parlerà e chi interverrà? Allora, quest'anno abbiamo pensato insieme a un gruppo ristretto di psicologi che fanno parte di Inside Psychology, uniti anche a Professione Solidarietà, a creare questo festival che vuole coinvolgere un po' tutta la cittadinanza. Ci spiegheranno da vari punti di vista che cosa sta accadendo in questo periodo, soprattutto in queste nuove forme di solitudine, dove la persona, nonostante i social, nonostante le relazioni, nonostante tutto, si sente sempre più sola, e ultimamente stiamo segnalando all'interno dei nostri studi anche molti tentativi fissativi di suicidio. Questo è un po' il tema. E quindi chiaramente questa distanza da sé, questo isolamento sociale che creano i social, certi social, genera, come vedremo appunto durante l'incontro che si terrà in questi giorni, insomma il 6 ottobre, venerdì 6 ottobre dalle 5 alle 19 di sera,
vedremo anche attraverso la neuroscienza che cosa succede al cervello, soprattutto nelle aree frontali e prefrontali. C'è un indebolimento significativo. Le nuove solitudini fanno sì che, per fortuna, non si traducono tutti in, ovviamente, in eventi gravi tipo il suicidio, però come raccontavo, ho sentito proprio recentemente un giornalista che parlava alla TV e ha fatto riferimento a Bambin Gesù di Roma, dove nell'ultimo anno ci sono stati 400 ricorsi al pronto soccorso per o tentativi di suicidio o idee suicidarie. Qui però stiamo parlando di minorenni, ecco perché è grave. E quindi parleremo di questo e anche di altro. Naturalmente lui accennava ai social, i social sembrano una risposta, ma ormai lo si sa naturalmente, alla solitudine, no? Al fare gruppo, a sentirsi parte di un gruppo, non è assolutamente così, perché noi abbiamo bisogno di presenza, abbiamo bisogno, tutte le volte creiamo dei legami, delle relazioni, abbiamo bisogno della presenza dell'altro. Se non c'è la presenza dell'altro ed è virtuale, è un inganno. Chiudiamo parlando di calcio. La preparazione del Bologna alla prossima partita con l'Inter prosegue a Casteldebole. Oggi la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica con partitella al termine. Terapie per John Lucumi e Stefan Posch in seguito ad un risentimento invece accusato nel corso della partita con l'Empoli. Victor Christiansen è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione del retto femorale sinistro con tempi di recupero, questa non è una buona notizia per i rossoblù, di 3 settimane. Era questa l'ultima notizia, noi ci salutiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.